L'Uomo e la Donna Business, una mostra in esposizione presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, un progetto che ormai vede collaborare da diversi anni ING Expo Ecomondo e il gruppo ERA. Di cosa si tratta? Progetto Scarte compie quest'anno 25 anni ed è nato a Santa Croce sull'Arno, dove è collocato uno dei più importanti distretti conciari d'Italia o forse anche d'Europa. Il rifiuto, anche nelle sue forme più estreme, insomma, quando è proprio destinato allo smaltimento, al trattamento finale, può avere un'ulteriore funzione, in questo caso con l'arte. Le opere vengono realizzate utilizzando scarti industriali da studenti, generalmente appunto delle accademie di belle arti. In questo caso il progetto è consistito nella realizzazione di alcune sculture che raffigurano donne e uomini d'affari, e queste sculture sono realizzate con vari materiali, dal legno alle plastiche alle cinture di sicurezza, tutti scarti industriali che appunto hanno questa seconda vita in un progetto artistico che non si è limitato a questo, ma a tante altre tappe che puntualmente viene presentato ogni anno ad Ecomondo. Una manifestazione che è diventata la manifestazione di riferimento in Europa per la Green and Circular Economy. Questa mostra vuole dimostrare che dietro la forma artistica che abbiamo scelto c'è un'industria che funziona, ci sono filiere di imprese che lavorano per la valorizzazione della risorsa e lavorano perché l'economia circolare oggi è un bisogno, è una necessità, ma è anche un valore economico. Anche la filiera dei tessili che lei rappresenta è una filiera orientata al raggiungimento di obiettivi che si possono traguardare attraverso il concetto proprio di riuso oltre che di riciclo. Ecomondo sarà un'occasione per parlare anche di questo. Sì, la presenza di Unirao insieme ad Ariu, che sono le due associazioni che rappresentano la filiera della raccolta, della selezione e della valorizzazione dei rifiuti tessili urbani, è presente a questa mostra con alcune opere d'arte e annuncia la sua presenza in forze quest'anno ad Ecomondo con un proprio stand per portare fisicamente proprio la nostra attività, per farla conoscere e per far capire l'esperienza che ormai in molti anni si è maturata in Italia nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbani. È un momento molto importante per la nostra filiera, per le nostre cooperative, le nostre aziende, perché sta per cambiare molto questo settore con l'introduzione di un regime di responsabilità estesa dei produttori, e quindi l'obiettivo che abbiamo ad Ecomondo è quello di far conoscere ai produttori, che saranno prossimi partner in questo settore con la disponibilità delle risorse economiche generate dall'ecocontributo, che ci siamo, che siamo capaci a raccogliere bene, che siamo capaci a selezionare bene, e quindi in modo tale da poterci integrare con i loro obiettivi e con le loro risorse per poter migliorare complessivamente la filiera. L'Uomo e la Donna Business, un progetto artistico che trova, diciamo, esposizione qui presso la sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy e che ci dà lo spunto per parlare della prossima imminente fiera Ecomondo, alla quale quest'anno il Comieco partecipa con una novità. Di cosa si tratta? Beh, si tratta di questo Paper District, quindi un vero e proprio distretto della carta che si presenta come motore dell'economia circolare. È l'occasione perché il sistema che riguarda la filiera della carta e del cartone presenta attraverso le aziende che cosa sta facendo per quanto riguarda il tema della sostenibilità e dell'economia circolare. Un appuntamento molto interessante anche perché al centro di questo presenteremo il primo rapporto sull'Osservatorio internazionale Maceri. RAE, cosa devono aspettarsi i visitatori? I visitatori troveranno il centro di coordinamento RAE presente assieme al centro di coordinamento PILE proprio per fare filiera, per fare comunità, e sarà il luogo dove poter confrontarsi e avere delle informazioni per quanto riguarda tutte le attività, le novità che arrivano sulla, diciamo, parte che riguarda i RAE nella situazione italiana. In particolare un focus sarà sicuramente
deputato a questa preparazione per il riutilizzo, introdotta recentemente da settembre nell'ordinamento italiano, e che per il RAE ha una serie di delicatezze e di specificità che dovranno essere oggetto di grande attenzione per consentire effettivamente di riuscire a reimmettere sul mercato dei prodotti che sono diventati rifiuti, che mantengano però le caratteristiche imprescindibili di sicurezza che devono essere sempre garantite ai consumatori. È importante ricordare che la sostenibilità non è soltanto ambientale, è una sostenibilità anche economica e sostenibilità sociale. Quindi occorre declinare questi tre aspetti e quindi tocca appunto, occorre coniugare questi tre aspetti che sono fondamentali. Quindi il Ministero chiaramente da questo punto di vista è in prima linea nel supportare le aziende in questo loro diciamo, sforzo. Abbiamo voluto proprio significativamente, abbiamo firmato questo accordo col Ministero, di cui siamo estremamente orgogliosi come AEFI, Associazione Esposizioni Fiere Italiane, che siamo l'associazione unica rappresentante del sistema fieristico italiano, che secondo, vi voglio ricordarlo, secondo in Europa, quarto nel mondo, per appunto significare il Made in Italy, tutte le iniziative volte all'export e alla promozione del sistema Italia e delle imprese italiane. Perciò oggi è la prima volta che parte questo accordo fra il Ministero delle Imprese del Made in Italy, AEFI, di cui siamo molto orgogliosi, ribadisco, ed è un'eccellenza per promuovere le eccellenze italiane.